Oggi siamo in Sicilia, il paese Trapani, paesaggio la costa occidentale della Trinacria. Ci troviamo nel centro della città, a ridosso del porto. La storia di questo lembo di terra che sembra una falce caduta dal cielo è anche la storia del suo mare. Da qui, da questo porto, sono passate rotte di merci e culture. Trapani è la città dei due ori del mare, il sale, l'oro bianco, e il corallo, l'oro rosso. Qui mi sento come a casa. Pratimiro è uno degli ultimi maestri corallai di Trapani. Il suo nome è già un cesello. Nella sua bottega, dove ha formato decine di allievi, prosegue una tradizione nata nell'anno 1000 e diventata vera arte nel 500. Da allora, Trapani e il corallo rosso formano un binomio indissolubile. Per secoli tutte le corti d'Europa e le chiese d'Italia hanno richiesto oggetti ai maestri trapanesi. La loro qualità era insuperabile e il colore scarlatto del corallo così simile al sangue di Gesù. Il corallo è un materiale nobile che sembra appartenere ai regni animale, vegetale e minerale. E poi anche al regno della fantasia, quando viene lavorato dai maestri. Pratimiro è l'unico che ancora oggi realizza oggetti come questi con la tecnica del retroincastro, tipica del 600 trapanese. L'opera d'arte di corallo nasce già dalla forma del ramo. L'artista deve saperla vedere e poi, con infiniti passaggi di bulino, togliere il superfluo fino a giungere alla scultura finale. Le opere di Pratimiro sono custodite anche nei musei vaticani. Per darvi una misura del suo valore, pensate che l'UNESCO l'ha nominato tesoro umano vivente iscritto nel registro delle eredità immateriali di Sicilia. Bene, ora è tempo di andare, ci aspettano altri paesi e altri paesaggi. Venite in Sicilia, a Trapani, ma non come turisti, mi raccomando, come ospiti.